Citroen Saxo. Mm-hmm.
l'ingegnere D'Affuso, con una veloce messa a punto del suo, della sua macchina, ha scalato qualche posizione in RS1006 oggi, vero? Quella che oggi era una categoria da leone, leoni per 9 auto, i primi 3 quasi imprendibili, bravi ragazzini. Sono un altro pianeta quelli, per adesso. Oltre che un altro, sono un altro pianeta perché il peso è diverso. Sulla luna anche io ho messo. Vabbè, lasciamo stare queste cose, dai. Ma a parte quello, se dovessimo dare delle pagelle, ma guarda, darei un 9 su tutto solo perché bisogna sempre migliorarsi nella vita. Altrimenti un 10 all'organizzazione, 10 all'ospitalità di tanti amici qui, non cito. Percorso! Il percorso bellissimo, stupendo, 10 e lodi allora. Il percorso richiede tanto motore, tanta grinta, tanta concentrazione. Sono oltre 3 km pur essendo uno slalom e quindi è molto impegnativa. E sul vecchio tracciato della famosissima cronoscalata salita che io non ho mai fatto, ma si vede che è un percorso che va. Devi andare al massimo. Che ti attizza. È l'ultima, nell'ultima, proprio verso l'ultima mancia ho usato tantissimo in quell'ultimo momento. E sappiamo che è uno dei decisivi. La stavo quasi perdendo, però l'ho presa. C'era un vecchietto che incitava a dare sempre di più. Ed è bello quando all'ultima mancia migliori 3 secondi su se stesso, che è importante. Poi la classifica è relativa perché. Diciamo, io mi reputo un principiante nel settore, dai. Però ti diverti, dai. Mi diverto, l'importante è stare insieme con gli amici. Bellissimo clima quest'oggi, per fortuna. Un ringraziamento a Sport & Foto e a tutti, grazie, ciao.